Questa storia non mi apparteneva, ma quell'uomo che morì come un fiore rispuntava dall'Amazzonia che lo inghiottì. Mi ricordo la sua donna che piangeva senza odio per nessuno, e la gente silenziosa che si univa in un inarrestabile raduno. Nell'immagine di quel filmato c'era anche un'intervista, il suo volto appena un po' adombrato, spera massa già, è un sorriso sempre luminoso di chi è nato su un ghetto.